Ti do il benvenuto, viandante, alle Termopili. Io sono Leonida, re di Sparta. Ma non pensare a me come a un ozioso aristocratico impigrito dal lusso. Quando gli Spartani vanno in guerra, io sono al loro fianco, scudo contro scudo. E la mia lancia si copre di sangue come quella dei miei uomini. Le Termopili evocano molti sentimenti nel mio cuore. Rabbia per l'arroganza persiana, rimorso per non aver fatto di più. Ma soprattutto orgoglio per la mia città e per i miei uomini che si batterono per proteggere l'anima stessa degli Spartani. In quei fatidici giorni, loro furono miei fratelli. Mi mancano tutti. Le Termopili sono il luogo in cui un gruppo di coraggiosi Spartani e altri soldati greci resistettero alle forze del re persiano Serse. Quando avrai terminato la visita, torna e parleremo ancora. Le grida di rabbia del re persiano Dario echeggiarono per anni dopo la sua umiliante sconfitta a Maratona. Dopo la morte di Dario, suo figlio Serse continuò a desiderare vendetta contro i greci. Eschilo scrisse: «L'Asia fu svuotata di tutti i suoi uomini». Le spie greche riferirono la notizia dell'imminente invasione di Serse. A ciò seguirono molti dibattiti riguardanti il luogo migliore in cui organizzare una difesa. I greci optarono per le Termopili. La zona consisteva in uno stretto passo che avrebbe agito da collo di bottiglia per l'esercito persiano, neutralizzandone la superiorità numerica. La zona offriva inoltre vantaggi navali. La flotta greca poteva attaccare gli invasori dal mare. 5.000 greci del Peloponneso si riunirono in un forte vicino all'ingresso dello stretto passaggio, anche noto come Porte Calde. Al loro comando c'era Leonida, un re spartano che si riteneva orgogliosamente un diretto discendente di Eracle. Leonida era accompagnato dai suoi soldati d'élite. Insieme formavano i famosi 300 Spartani. L'esercito persiano arrivò nell'estate del 480 a.C., preceduto da moltissime dicerie riguardanti la loro abilità e il loro numero. Si diceva che consumassero 6.000 tonnellate di grano ogni giorno e che prosciugassero ogni fiume e torrente che incontrassero per estinguere la loro insaziabile sete. Durante la marcia verso le Termopili, i persiani non incontrarono opposizione. Anzi, crebbero in numero
reclutando soldati di altre città greche in luoghi come la Tracia. Secondo Erodoto, l'ultimo conteggio delle navi persiane riportava 1207 navi che trasportavano circa 240.000 uomini. Secondo la sua stima, l'esercito di terra contava più di 1 milione di uomini. I greci alle Termopili erano in enorme inferiorità numerica. Serse era convinto che alla vista del suo immenso esercito i greci delle Termopili sarebbero fuggiti in preda al terrore. Essi invece discussero. La maggioranza dei peloponnesiaci voleva affrontare i persiani all'istmo di Corinto. Leonida, al contrario, riteneva più saggio restare alle Termopili. Mentre i greci discutevano, un cavaliere persiano fu inviato a spiare i nemici. Egli tornò da Serse con notizie sorprendenti. Non solo i greci non fuggivano, ma gli spartani a guardia del forte si esercitavano e si sistemavano i capelli. Tutt'altra cosa rispetto ai soldati impauriti che Serse si aspettava. Per aumentare la pressione sui greci, Serse attese altri 4 giorni e attaccò al 5º. I persiani incontrarono una strenua resistenza e subirono numerose perdite. Erodoto scrisse che Serse fece 3 balzi sul suo trono, temendo per il suo esercito. Il giorno seguente fu altrettanto arduo per le forze persiane e i greci continuarono a mantenere la posizione. I persiani sembravano destinati a essere trattenuti indefinitamente alle Termopili, quando un abitante della regione si fece avanti con delle informazioni. Egli disse ai persiani che esisteva un'altra via per aggirare le Termopili. Un contingente persiano fu inviato a verificare l'informazione. Dei soldati greci sorvegliavano la via alternativa, ma i persiani li costrinsero alla fuga. Il 3º giorno della battaglia, i greci furono circondati dai nemici. Con i persiani di fronte e alle spalle, i greci alle Termopili realizzarono di avere 2 scelte. Fuggire e continuare a vivere o restare e combattere fino all'ultimo respiro. La maggior parte dei greci scelse la prima opzione, ma alcuni restarono, inclusi Leonida e i 300 spartani. Per gli spartani, morire in battaglia era uno dei più grandi onori che si potessero ottenere. I pochi membri degli Spartani di Leonida che non parteciparono all'ultima resistenza delle Termopili compresero di aver perso l'opportunità di ottenere tale onore e si suicidarono o continuarono a vivere tra lo scherno e il disgusto dei propri concittadini. Ma la resistenza dei 300 non servì solo alla gloria.
Se non avessero trattenuto i persiani, le forze greche in ritirata sarebbero probabilmente state circondate dai cavalieri nemici. La mattina del terzo giorno, Re Serse era certo di avere la vittoria in pugno, ma pagò quella vittoria a caro prezzo. Re Leonida cadde in battaglia e intorno al suo corpo infuriò una violenta lotta. Gli Spartani combatterono fino all'ultimo uomo e quando furono tutti uccisi, il corpo di Leonida fu consegnato a Serse. Secondo Erodoto, solitamente i persiani onoravano i guerrieri più coraggiosi, anche se erano loro nemici. Ma Serse era così consumato dall'ira per la resistenza degli Spartani che decise di tagliare la testa di Leonida e ordinò che fosse infilzata su un palo. Più tardi, la statua di un leone fu eretta sulla collina dell'ultima resistenza degli Spartani in onore del coraggio di Leonida. Pur avendo vinto, la battaglia delle Termopili inflisse un duro colpo al morale dei persiani. Essi persero migliaia di uomini, mentre le vittime greche ammontavano solo a qualche centinaio. E grazie al sacrificio degli Spartani, il resto dell'esercito greco riuscì a ritirarsi e riorganizzarsi. Il risultato fu che, anche quando Serse si accampò ai piedi dell'Acropoli di Atene, pronto a vendicare l'umiliante sconfitta di suo padre a Maratona, i persiani erano più timorosi che sicuri di sé. Avevano capito che i greci non li temevano e che erano pronti a morire per difendere la loro terra. La battaglia delle Termopili fu una sconfitta per i greci, ma essa sollevò loro il morale, trascinandoli verso la vittoria decisiva sui persiani avvenuta nella battaglia di Platea nel 479 a.C. Dopo aver finalmente vinto la guerra contro i persiani, i greci poterono onorare il sacrificio di Leonida e dei suoi Spartani con monumenti e poemi, consolidando per sempre la gloria del valore militare spartano. Il rinnovato rispetto per Sparta fu degno di nota, poiché prima della guerra gli abitanti della città erano considerati come dei prepotenti, desiderosi solo di imporsi sugli altri. Le Termopili migliorarono l'immagine di Sparta, conferendole il diritto legittimo di essere una delle città più potenti e influenti della Grecia. Thank you.
Hai terminato. Spero che tu comprenda l'importanza del sacrificio compiuto alle Termopili. Senza, il popolo greco sarebbe certamente finito in una nota a piedi pagina della storia persiana. C'è qualcos'altro che vorresti fare? Se credi di sapere abbastanza, iniziamo. Prima domanda. Chi era il padre di Serse? Ciro regnò molti anni prima di Serse. Riprova. Artaserse era il figlio di Serse. Ritenta. Alcibiade era un politico greco. Scegli un'altra risposta. Sì, una delle ragioni principali per cui Serse invase la Grecia era vendicarsi per la sconfitta di Dario alla battaglia di Maratona. Un'altra domanda per te. Quale battaglia è considerata la vittoria decisiva contro le forze persiane di Serse? No, riprova. La battaglia di Maratona ebbe luogo molto tempo prima dell'invasione di Serse. Ritenta. La battaglia di Salamina si concluse con una grande vittoria greca, ma non segnò il termine della guerra. Riprova. Quale battaglia è considerata la vittoria decisiva contro le forze persiane di Serse? Esatto. La battaglia di Platea pose fine all'invasione di Serse. Un'ultima domanda. Quanti spartani combatterono alla battaglia delle Termopili? No, sarebbero stati troppo pochi. Riprova. 30 spartani contro un esercito di persiani sarebbe una storia incredibile, ma non corrisponderebbe al vero. Riprova. No, se fosse stato così non avremmo perso. Scegli un'altra risposta. Sì, in 300 resistemmo alle forze di Serse. Hai risposto bene, viandante. Non ho altre domande per te. Arrivederci.